l'idea era questa. È un periodo ottimo per l'architettura italiana, nel senso che si producono cose di ottima qualità, mai c'era stata un'architettura così bella. Però non sempre questa architettura, oltre ad essere bella, ha una capacità di essere interessante, sperimentale, coraggiosa. E allora la mia voleva essere una provocazione, partendo da una domanda forse retorica: ma se tu morissi, cosa resterebbe della tua architettura? Cosa vorresti che restasse? Il problema è questo: perché si affronta un mestiere così difficile oggi come quello dell'architetto, pieno di mancanze di soddisfazioni, di ostacoli di ogni tipo, solo per fare delle architetture belle o perché si vuole cambiare in qualche modo il mondo? Il mondo è il proprio modo di abitare, il proprio modo di vivere. E se si vuole cambiare questo, basta semplicemente essere graziosi, essere belli, essere piacevoli. Forse si può essere di più. E allora noi cerchiamo di stimolare questo tema. La professoressa Montuori alla fine proprio diceva questo, no? Che manca la capacità di muoversi, magari senza una committenza, verso una visione altra del... In realtà gli architetti del movimento moderno, quando non avevano i clienti se li creavano. Presidenza Pugliese prima diceva, forse in questo momento si sta facendo la migliore architettura in Italia negli ultimi, insomma, forse 50, 60, 70 anni. Forse la chiave è anche quello che, in qualche modo, tramontati alcuni stili imperanti, adesso gli stili stanno tutti lavorando insieme o appunto in modo sincretico, portando a degli risultati reali, concreti, anche in scala piccola, in scala più grande. Ma mi pareva che anche i progetti più interessanti che abbiamo visto stamattina in realtà sono in relazione col territorio e con l'architettura precedente. Come io non presumo di fare un'architettura originale, dice Sisa che tutto quello che c'era di bello è già stato fatto in realtà. Noi possiamo solo reinterpretarlo, quindi mi pare che sia emerso questo, che al di là di un international style c'è proprio questo radicamento invece un po' nell'architettura del territorio. Progetti più interessanti di stamattina hanno mostrato che esiste un tessuto e non soltanto dei capolavori, ma un tessuto di architettura di ottima qualità, di grande qualità, che penso sia quella che fa la differenza al nostro livello. E c'era invece Marina Montuori, la professoressa, che alla fine diceva forse una cosa che manca, perché di qualche cosa bisogna pure anche, insomma, tracciare delle prospettive, è del coraggio di lanciarsi in progetti magari a scale più grandi o non legati a una committenza immediatamente in grado di percepirla. Mi pare di ricordare che qualcuno ha parlato di occasioni, l'occasione della piccola scala e del progetto che non è il progetto della vita è l'occasione più frequente, quindi la piccola scala non è un problema di scelte ma un problema di occasioni. Questa mattina io ho mostrato un progetto di una piazza di 250 metri quadri, non credo che sia un problema di scala, penso che sia un problema di qualità. Immagino che quasi tutti i progettisti che oggi hanno mostrato dei buoni progetti alla piccola scala siano assolutamente in grado di fare un progetto alla grande scala. Per esempio possiamo parlare di una frase di Presidenza Pugliese di ieri che diceva: l'architettura italiana sta vivendo un momento molto buono e forse non si è mai fatta architettura buona come in questi anni in Italia. Volevo sapere voi sul campo, da cariatidi, da fratelli che collaborano nel rischio di fare la professione oggi, cosa ne pensavate? I pensieri sono tanti, certo, giustamente. Ce ne condividiamo. È difficile dare dei giudizi su questo, forse si può spostarsi e domandarsi, ma ha qualche ruolo l'architettura di qualità nel panorama italiano? O forse serve una strana mappa del tesoro per riuscire a trovare qualche raro esempio di qualità nel patrimonio edilizio? E domanderei a una persona che passa per la strada se sa che cos'è l'architettura contemporanea. Forse c'era un ragazzo, non l'ha mai sentito nominare, forse è un oggetto misterioso. Poi dopo tu senti... Però la sperimentata, in sì, negativo. In negativo. Bisogna dire, perché sì, se c'è forse uno dei motivi per cui ammesso che sia la qualità media migliorata rispetto a 20 anni fa è che dopo 50 anni
naturalmente si parla di qualità media, di esempi fallimentari che la gente ha sperimentato sulla propria pelle, perché volente o nolente l'architettura ci ha vive tutti, va bene, per questo l'importanza, e forse vivendo l'architettura in negativo si è acquisito una consapevolezza del fatto che bisogna